Ciao, siamo Filippo e Nadia e oggi vi portiamo a Malaga e dintorni. Siamo arrivati a Malaga con il nostro on the road per l'Andalusia. Non so se avete già visto gli altri video, ma siamo nel stati... Guardateli perché siamo già stati a Cordoba, Granada, Siviglia, eccetera, eccetera. Ma a Malaga dedicheremo pochissimo tempo, quindi chiediamo... Poco tempo, solo mezza giornata. Chiediamo scusa in anticipo, però poi faremo un giro nei dintorni. E quindi, nessun albergo. Esatto. Ma vi possiamo vedere dove abbiamo lasciato la macchina, che è qui, al parking Muelle 1. Sul lungomare. Sul lungomare, sul proprio la zona nuova del porto, la Darsena, diciamo, e tra l'altro proprio sotto il Centro Pompidou. Ora, percorrendo questa bella passeggiata al lungomare, e ci mancava il mare, devo dire, un pochino, sì, andiamo verso il centro di Malaga e verso appunto la nostra prima tappa di giornata. Prima tappa a Malaga e andiamo a vedere l'Alcazaba. Sì, che è questa qua dietro, e tra l'altro dobbiamo sbrigarci perché abbiamo preso una guida alle 4, inizia il tour, perché alla fine costa poco, cioè nel senso 13 euro c'è sia dentro l'ingresso che la guida, quindi tanta roba. L'Alcazaba nel corso dei secoli ha vissuto sia periodi di splendore che di degrado. Nata come fortezza musulmana, diventa il simbolo della Reconquista cristiana di Malaga nel 1487, ma poi viene mano a mano abbandonata, diventando la dimora di vagabondi ed emarginati. Solo nel Novecento iniziano i lavori di restauro e conservazione e oggi è una delle attrazioni più visitate di Malaga. Ovviamente al suo interno non mancano elementi moreschi e una bella vista sulla città. A proposito, questa è la casa di Antonio Banderas. Richiami a Parigi non solo per il Centre Pompidou, ma anche per la piramide del Louvre. Abbiamo visto qua davanti all'Alcazaba da cui siamo appena usciti. Ora andiamo a fare due passi in centro, mi sembra molto carino questa zona pedonale. Io comincio a aver voglia di una birretta, sì, perché sto meglio. Tanto è quasi quindi... l'ora. Quindi faremo un giro, andiamo a vedere un po' la cattedrale, robe così, e poi andiamo a mangiare qualche parte. Malaga è anche e soprattutto famosa per essere la città natale di Picasso, e questa qua dietro è proprio la casa dove è nato l'artista. Ora è una casa museo, noi non ci andremo perché appunto abbiamo poco tempo, però nel caso ve lo diciamo, la casa museo di Picasso, e non solo, c'è anche proprio il museo di Picasso che è un po' più là, ma qua, sempre qua vicino. Noi abbiamo appena finito di mangiare in un posticino molto buono consigliato dal nostro amico Mirko, che ha fatto l'Erasmus qua, quindi perfetto. Assolutamente perfetto, è consigliato, anche noi lo consigliamo. Ora andiamo a riprendere la macchina. Andiamo a dormire a Ronda. Perché appunto, come vi abbiamo già detto, non dormiamo qua a Malaga, ma andiamo a dormire a Ronda, così domani mattina siamo già lì. Quindi niente, ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buenos dias! Buongiorno! Allora, stanotte abbiamo dormito all'hotel Andalusia. Ieri sera siamo arrivati che era ovviamente buio, siamo partiti col buio da Malaga, quindi insomma non siamo riusciti a farvelo vedere, ve lo facciamo vedere ora. Tra l'altro è comodo perché è anche vicino alla stazione del treno, quindi se venite quindi qua il parcheggio parcheggio che arriva stazione, molto vicino. E se venite in treno c'è il treno che arriva vicino. Ronda è sostanzialmente divisa in due, questa parte dove siamo ora, la zona nuova, la città nuova, e poi dall'altra parte della gola, che è quella che la rende caratteristica, quella che rende caratteristica questa città, cioè appunto la città vecchia dove stiamo andando in questo momento. Nella parte nuova meritano un salto la carina Plaza Socorro e Plaza de Toros, che è considerata una delle arene più importanti della Spagna perché proprio qui pare sia nata la tradizione della corrida.
L'arena venne costruita negli anni di attività di Pedro Romero, uno dei toreros più famosi del tempo, che qui a Ronda mise poi radici. Grazie anche a Romero, proprio qui nasce lo stile rondeno della corrida, più moderno rispetto a quello di Siviglia, e anche per questo l'arena è ritenuta una delle più importanti della cultura spagnola. E ora andiamo nella città vecchia, passando ovviamente dal monumento forse più famoso di Ronda, ovvero il Ponte Nuevo. Nonostante abbia superato i 2 secoli di storia, è ancora chiamato Puente Nuevo, in contrapposizione al suo fratello ancora più vecchio e molto più basso. Il nuovo ponte infatti arriva a quasi 100 metri d'altezza. Stiamo girando un po' senza meta nella città vecchia di Ronda, che è molto molto bella. È stupenda. Sì. Tra l'altro... guarda, la cattedrale. No, la chiesa, vabbè, non so, non credo sia una cattedrale, però una chiesa. E ora scendiamo verso il fiume, quindi sotto la gola, e poi torneremo nella città nuova con un altro ponte, non più quello nuovo, ma quello vecchio. Ecco. Siamo un po' risaliti lungo queste terrazze su vista gola e da qua finalmente si vede il ponte, tutta la sua maestosità. In realtà questo non è il punto perfetto dove fare foto al ponte, cioè le classiche foto che probabilmente avete visto anche voi nelle guide o comunque su internet, è dall'altra parte, però secondo me è bello anche questo e tra l'altro c'è pochissima gente qua. Ronda vista, molto bella, poi bellissima. Tapas mangiate, molto buone, aggiungo. E adesso riandiamo verso la macchina, ci aspetta un'ora di strada e per poi arrivare. Caminito del Re. Ma che cos'è il Camminito del Re? È il sentiero più pericoloso al mondo, almeno così è, questo è il claim ufficiale. Esatto. In realtà era un sentiero molto pericoloso, però negli ultimi anni l'hanno messo a posto, l'hanno messo in sicurezza e quindi è diventata un'attrazione turistica da non perdersi. Caschetto messo e anche questo imbarazzantissimo sottocasco che Nadia si sta nascondendo. Siamo no, pronti. Sto chiedendo il caschetto. Stai nascondendo? No, stavo chiedendo caschetto. Comunque siamo pronti per il Camminito del Re che faremo appunto con una guida ufficiale, così ci racconta anche un po' di cose, anche perché prendere il biglietto senza guida è stato veramente difficile. Il Camminito nasce all'inizio del Novecento con la costruzione della centrale idroelettrica e serviva per il trasporto di materiale e per il passaggio degli operai della centrale. Ho scoperto oggi che Nadia soffre di vertigini. No, non soffro di vertigini. Però patisci. Ogni tanto. Una ventina di anni fa il percorso venne scoperto dagli avventurieri più spericolati e divenne piuttosto famoso perché qualcuno ci lasciò la pelle. L'attuale percorso, messo in totale sicurezza, è aperto dal 2015.
Il percorso è molto lungo, sono 5 km, vero? Tutti pianeggianti. C'è manco un pezzo in mezzo alla foresta, bello. Ed eravamo... Tecnicamente siamo arrivati da laggiù in fondo, siamo arrivati. Sì. E ora siamo per iniziare la seconda passerella, quella un po' più a strapiombo, che anche quella più fotografata perché c'era quel ponte che penso che faremo tra poco. Quando era effettivamente il percorso più pericoloso al mondo, il passaggio era questo qua sotto. Invece adesso che è in sicurezza, se non altro, dovrebbe essere più stabile, speriamo. Magari ti butta giù, bello, però bello, una bella esperienza. Com'è andata? Bello, quando ballava bello. Ah, è stato molto bello, veramente molto bello. Molto adrenalinico in certi punti anche. Avrete visto, soprattutto il passaggio sul ponte sospeso, è stato molto adrenalinico, ci sta. Per dirla bene. Ora il percorso è finito, siamo molto più a sud di dove abbiamo iniziato, quindi ci sarà un pullman che ci riporta che ci su, pagamento extra non compreso nell'ingresso, quindi giusto da dire due informazioni. E niente, noi ci salutiamo qua, il video finisce qua, il video su Malaga e i dintorni finisce qua, e però restate collegati sul canale perché arriveranno altri video, quindi campanella, segui, alcuni follow, li avete già visti, eccetera. Di video sull'Andalusia. Mi raccomando. E a presto. Hasta luego. Ciao.